Può solo con questi trucchetti da scemo utilizzare Zara. Attenzione, mi tentenna, mi è diventato il barone. Carissimi gentlemen, benvenuti in un nuovo video. È nostra consuetudine ogni anno ritrovarci per arrecarci danno verbale. Offese le chiamate voi? Sì, ma offese da gentleman. Ma quest'anno, miei cari signori, ci sarà una novità. Eh sì, abbiamo deciso di rendere le cose più frizzanti. Ognuno di noi avrà a disposizione un asso nella manica, ma che dico nella manica? Nel taschino. E potrà utilizzare, chiamando dalla regia, un bonus a danno del proprio avversario. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale degli altri gentlemen e di cliccare sulle rispettive campanelle che, se cliccate in un ordine specifico, suoneranno fra Martino Campanaro. La prima manche vede confrontarsi il barone di Marenduzzo, egli stesso già offesa alla razza umana, e il conte della Massellanza, Danny Lazzarini. Che bello, se mi permette, non essere il primo ad andare al patibolo. Lei non mi tocchi, perché adesso siamo nelle offese, le buco la vita. Che abbia inizio la manche. Praticamente questo è un derby, Veneto contro Veneto, e lei non è degno di essere Veneto. Sì, ma se per non sapere, non usa l'alcol per idratarsi. Che stoccata, barone. Effettivamente, devo dire che lei ha ragione. Io, in quanto Veneto, non faccio uso di alcolici e me ne rammarico. Fortunatamente però questa mia scelta mi ha permesso di costruire una carriera molto florida, a differenza sua che ancora oggi gira con la bottega aperta nei pantaloni. Quindi sì, mi pento di... No, non mi pento. Oh. Ho scelto di essere un veneto astemio e sono orgoglioso di questo, ma... Ma il signore in questione delle volte ha delle scurrilità. Bestemmia! Addirittura! Bestemmia! Io invece non ho mai bestemmiato in vita mia. Come risponde a queste accuse? Chi è il veneto sbagliato qui? Uno non beve e l'altro non bestemmia, effettivamente. Abbiamo annullato quello che era l'effetto veneto. Praticamente si è dato del pagliaccio da solo, il solito clown. Complimenti. Ha sempre la capacità di rendersi ridicolo in ogni occasione. La ringrazio davvero, è sempre un piacere poterla offendere, perché è uno di quei pochi casi dove non mi sento in colpa, perché effettivamente è ciò che si merita. Vero, cretino? Cretino, gli ha detto cretino! Sa che... Tu sì. Baci. Il sake. Il sake in Giappone. Terminati i due minuti. Per fortuna, se mi consente. Ho dato al barone un più e un meno. Mi è piaciuta questa carica iniziale. Subito il Veneto non beve. Il meno non me lo ricordo, ma sicuramente c'è un motivo più che valido. Ho messo un meno e due più invece al conte, perché mi è piaciuto questo incalzare dimostrante della propria superiorità nei confronti del barone. Che dire, questa prima manche mi è sembrata più una gangbang, visto che lei, barone, ha preso falli da ogni pertugio. Mi è piaciuto il suo attacco alla poca venetitita del... Quindi ho messo un forte più iniziale a lei, ma un meno, perché ha avuto il suo solito blackout, che ultimamente sono sempre più frequenti. Al conte ho dato due più, perché è giusto infierire sul cadavere del nemico. Che dire? Andiamo avanti con la prossima mano. È la volta del secondo scontro. Ma prego, parti! Le lascio la parola. Ah, mi dà del tu. Sì, perché è un'offesa, come abbiamo già visto in più volte. Una piccola offesa. Guardi, io devo fare veramente i complimenti alla nostra costumista, perché è riuscita a rendere un pupazzo come lei presentabile davanti alle telecamere, anche se con questa mise effettivamente sembra l'ottavo nano. Minchiolo. E io devo fare il complimento al nostro regista per averla assunta anche in questa edizione di Gentlemen's
nuovamente abbiamo avuto appunto... Cerca sempre conferma. Oltretutto, la maleducazione con cui si è comportato quest'anno è stata veramente orrenda. Come mai? Cosa ha fatto? I peti che ha rilasciato nel viaggio durante la limousine sono stati disprezzati da tutti. Che fa? Rilascia. Lei ha ragione, ho rilasciato del gas nocivo, ma solo per metterla a suo agio e ricreare l'habitat da dove lei viene. Un piccolo blackout per osmosi che l'ha trasmesso. Conosciamo bene. Come ci si sente? Adesso lei mi tira fuori una piccola citazione. Beh, sì, però se evita di rompere. Apprezzo comunque il fatto che lei si ricordi addirittura una citazione della prima stagione dei Gentlemen, perché visto la quantità di alcol che ingerisce, io pensavo che la memoria a lungo termine fosse bella che Come si permette? È Veneto, è doc. Per lui l'alcol non è altro che acqua di fonte. Ah, o di fogna, visto il soggetto. Mi chiamo distrutto. Spaccato il culo. Gli ho dato un più grande e un più grande ancora. Ah, un crescendo di più. Un'escalation. La ringrazio, Duco. Lei è stato attaccante, attaccato, agguerrito. Lei è un giovane chihuahua con la scabbia. E le ho dato un meno e un più. Il più perché mi ha ricordato le flautolenze del principe e quindi ho rivissuto un trauma e ha perfettamente ragione. Conte? Non mi gongoli! Ma sa che mi ha stupito? Cioè, Crivio, lei mi ha fatto 4 più. Ah, non ricordo mai di... Cos'è questa? Sono allergico alle minchiate, chiedo scusa. Comprendo, ha perfettamente ragione. Mentre per il barone ho scritto semplicemente... ti devo dire. Vi dirò. Tra l'altro, l'onomatopeica che più si addice al caprone. Ah no, è finito il round. No. È la volta del conte contro il principesso. Mio pachidermico avversario, nota con piacere che ha dilaniato una mongolfiera per farsene un copricapo. Sì. Continua a fare complimenti lei al conte. Complimenti sembra ancora di più calatosi nella parte di clown che le si addice particolarmente. Vedo che ha una lingua tagliente, la vedo frizzantina. Ho studiato. Prego, continui, vediamo se ha già finito la ringa. No, io arringhe non ne mangio, forse ne mangia lei, visto che il piatto, diciamo, più nobile che le si addice è la pasta Philadelphia e salmone. No, è tonno, scusi, è tonno. Come vuole. Che mangerei solo dovessi cacarmi addosso. Ah, lei opta per queste soluzioni quando soffre di stitichezza. Ben venga. Visto che lei è così frizzantino, ha tutta questa lingua e le piace insultarmi, per una volta voglio godermi lo spettacolo. Mi gioco l'asso e quello che voglio vedere è il principe che mi insulta con l'unica vera voce che gli si addice. Si giochi l'elio. Vuoti bene il polmone, eh? Frattempo finché aspiri. Esimio idiota. Lei ha voluto giocarsi questa carta, ma oddio. Ho male i pensieri. Regia, sì. Oddio. Attenzione che non le scoppi il capo. Se pensava di mettermi in difficoltà con questo mezzuccio, ci è riuscito perfettamente. Complimenti. Oddio, mi sento un po' il barone. Grazie a Dio. Mi sono goduto uno spettacolo. Lei mi è stato scorretto. Si è visto in difficoltà e ha dovuto giocarsi. Lei è un... Poi glielo dico. Cioè, lei ha buttato parole al vento proprio. Non ha fatto un'offesa. Ma il conte mi è offeso. Mi è offeso e pluff. Offeso e pluff. No. Notare come lei abbia usato tantissime parole e in tutto questo ha fatto solo complimenti, dicendogli che comunque i suoi volumi sono aumentati. Mentre il conte, non dicendo niente, le ha comunque fatto fare la figura che più si addice, ovvero quella del sacco scrotale. E questo è ormai va ovviamente a vantaggio del grazie. Conte. Grazie mille. Il momento della prova. No, volevo sentire. Io invece la difendo. Non si arrabbi. Sono molto, molto, molto entusiasta. Entusiasta, sono un uomo. Certo. Perché il signor Conte l'aveva messa in difficoltà, ma lei ha dimostrato con molta mascolinità.
masculinità. Il suo pensiero, per me questo round è stravinto dal principino. Non so quale round abbia assistito, ma... Se posso, mi trovo d'accordo col Barolo. Complimenti. Scusi, Barone, lei dov'era? Fisicamente qui. Ecco. Sale, confesso, sono un attimino in ansia perché è il mio turno contro il Duca. Volevo fare un giro su internet per trarre ispirazione e combattere in modo adeguato. Amica, il wifi? Sì, certo, guardi, lo mostro subito. Fermo, Conte! Lei ce l'ha l'app di NordVPN installata sul telefono? Sì, ma non è attiva. L'app di NordVPN deve essere sempre attiva, perché non si sa mai le reti wifi che si trovano in giro, sa? Alcuni potrebbero addirittura crearle ad hoc per rubare i dati, eh sì, le informazioni. O addirittura non farvi navigare su determinati siti. Grazie a questo c'è NordVPN che tramite i suoi server criptati filtra tutte queste informazioni e vi fa navigare sicuri. Se anche voi quindi volete approfittare di questa offerta e avere una connessione VPN stabile ma soprattutto sicura, andate nel link in descrizione o sul sito nordvpn.com/gentleman e non solo supporterete la serie dei gentleman appunto, ma avrete diritto ad un'offerta unica e la garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Approfittatene. È la volta della sfida suprema tra i due colossi dell'insulto. Conte della Mastellanza contro il Duca del Merruzzo. 3, 2, 1, a una madata. Partirò ovviamente con una voce registrata, ricalibrata, una voce che mi è stata insegnata appunto dal qui presente doppiatore per usarla contro di lui. Senta che voce piena che ho e come sono agguerrito, aggressivo, aggrintoso. Ammappateo! Ah. Di sicuro sto facendo paura a tutti. C'è da dire che, nonostante i corsi che io le ho fatto, faccio cacare, lo Conte, so. Continua ad utilizzare la sua topolinica vocetta all'interno dei suoi video, che purtroppo non si confà a una mole così prestigiosa, quindi lei si offende da solo. Adesso addirittura lei mi percula, facendo la voce impostata che io stesso le ho insegnato. Ed è proprio per questo motivo, mio caro Conte, che io la priverò della voce utilizzando la mia carta. La carta. E se ben mi ricordo, deve scegliere tra gli ultimi tre bonus. Utilizzerò, come ho appunto detto, se lei avesse ascoltato. Ah, lei ha ragione. Da questo momento in poi, lei mi deve offendere il Duca senza l'ausilio della sua voce. Non la insulto perché è l'altro round. Ma dove vai? A mangiare dei c***i? Notare come il Conte, nel momento in cui ha necessità di utilizzare soltanto il suo corpo, abbia delle movenze a dir poco lente, goffe. Guarda che bella... Sta dicendo, guarda io che ho meno cose di te, per esempio i capelli. No. Ma perché le fa, perché parla col giudice? Capelli, lei deve offendere capelli, me. Mostrare. Deve... No. Ah, ce l'ho. È talmente goffo che il suo unico movimento... Piccolino. Oh, ma certo, il pene piccolo. Quale offesa più arcaica e recondita che vado a utilizzare no. Il Conte. Notare... Prego, però gesticola. Ma lei non deve doppiarlo, stia zitto. Ho capito, ma mi tocca, che c***o. Non vede che ha una mole che gli permette di muovere soltanto dal gomito in avanti? Fa questo movimento al massimo. Sono enorme, mi ha indicato e poi ha fatto così. Lei è spettacolare, ha detto, lei è immenso. Sono egizio? Oh, io volevo dire che è vestito male, volevo ma dire ma lei per dire a qualcuno che è vestito male fa così. No, faccio Scusate, prima di andare avanti, Barone, ma lei è ancora da noi? Sì, io stavo valutando la prova. No, me ne volevo solo sincerare. Un'altra cosa, ho indicato, ho detto, i capelli non vanno più di moda, sono passati, l'attore hollywoodiano adesso. Perché coi pelati si fa il passato, non il futuro. Faccia passare i complimenti. Glielo passi, per favore, grazie. Ovviamente. Posso partire? Sì, per... Allora, diamo un bel... È stato molto bravo appunto a mimare la scena e qui i signori presenti appunto si sono sfidati per capire chi fosse più bravo a indovinare quello che stava mimando. Lei non ha indovinato nulla, quindi okay. A, E, I, O, U,
Y. Ho preso la Y, non ha indovinato due volte quello che stava facendo appunto il nostro conte, quindi per il duca è una C. Duca, che vergogna! Per quanto riguarda il duca, io avevo iniziato con un più piccolino, ma poi ho messo un enorme più, che non sta per un grosso più per lui, ma è una croce da cimitero, in quanto ha messo la parola fine alla sua inutile vita. Per quanto riguarda il conte, ho messo un primo meno. Insomma, il secondo meno, mi ero annotato un faccio cacare, ma non mi ricordo più perché, però... Credo che questo fosse per lei. No. Lei mi è stato veramente stitico di eloquenza. Non abbiamo capito nulla. Beh, lei... non può essere eloquente se non parla. Sì, sempre là, un bimbo speciale. E direi di passare alla prossima manche. E siamo quindi pronti per quella che solitamente è la Waterloo delle nostre sfide. Il duco e il barone. Si dia inizio alla sfida. Intanto posso ritenermi stupito che, nonostante i giorni passati insieme, lei in questo momento non abbia un prolasso di 2 metri. C'è da dire che alla vista un bel prolasso facciale ce l'ha. Sinceramente il prolasso ce l'ho in tasca e ora mi gioco il bonus malus. Il bonus malus, oh, è assicurato. Chiedo l'aiuto del professore. Prego, prego. Che entri il professore. Ma chi è quest'uomo? Ma è un esperto, è un esperto. Sicuramente. Sta suggerendo. Sta suggerendo l'insulto. Scusate. Sì, non già non comprende. Non si può nemmeno commentare. Ma non capisco se parli. Fai un idiota. Me lo scrive. Credo che non abbia capito neanche lo stesso. È inutile che lei indossi gli orecchini per sembrare più giovine. Perché comunque sta invecchiando. Che cazzo di offese mi ha fatto fare, tu? Non è un'offesa. In realtà mi ha ferito un po' nell'orgoglio. E se l'avesse detta esattamente come le è stata suggerita, avrebbe fatto più effetto. Mi scusi. Quindi, nonostante le venga espresso, a mio dire, da quell'uomo elegante, un concetto in italiano forbito e perfetto, lei non è comunque in grado di replicarlo. Questo dimostra la sua incapacità di comprendere ed esplicare. C'è un lato positivo, che ha finito gli avversari. Quindi ringraziamo il cielo. Partiamo però dal duca. Le ho dato un grande più perché ho apprezzato l'insulto medico, perché lei mi ha citato il prolasso facciale, e quindi siamo sfociati in un ambiente che poco si confà al nostro barone. Le ho dato 2 meno per rispetto. Lei mi si è arreso a questo buccache di insulti. Come le dicevo, mi piace ricevere, non donare. Benissimo. Ovviamente per il duco non possono esserci che più. Tra l'altro mi è sembrato di vedere anche una certa affinità tra il duca e il professore. Mentre arrivando... Per lei c'è un... Ricambia con la stessa moneta. Passiamo alla prossima sfida. E andiamo finalmente con l'ultima manche di questi insulti. Prego. So che il principe prima diceva che non mangia la ringa, però c'è da dire che succhia il merluzzo. Questa è una cosa che l'ho vista fare sovente, dato che sta facendo impedito mentale, svantaggiato dalla vita. Stop. Cioè, l'asso che serve per chiamare i soccorsi. 118, sì. C'è principe? Sì. Perfetto, adesso ha diritto ad un aiuto. Sì. Ed è rimasto un solo aiuto. Sì. Quello... Sì, la confusione. Ah, che ha già, io credo sì. Che lui ha già. No, non a lei. Confusione. Allora. Un addetto ha attrezzato il nostro duco con un sistema tecnologicamente avanzato che sfalserà il suo udire, ovvero creerà per creare una sorta di confusione. Si inizi. Allora, intanto lei... Principe deve capire che non bastano questi trucchetti con me, perché io sono padrone della mia voce.
Attenzione, mi tentenna, mi è diventato il barone. Può solo con questi trucchetti da scemo utilizzare queste cose. Perché lei è un ville. È un po' strano che un doppiatore come lei mi si trovi in difficoltà nella padronanza della voce. Vada, zuccati. Cretino! No, pezzo no, di... no! Ma come si permette lei? Guardi che la sento! Anche se in ritardo! Che... Si vergogna, la sua professione, impari a parlare. Si vergogna, la sua professione, dovrebbe imparare a parlare, forse, prima di lanciarsi in queste sfide. Oddio, le un segreto. Mi sei rivoltato contro il... Io mi sento in ritardo, ma quando parla lei, sento tutto il suo ritardo. Non si frizzi. Oddio, meno male. mi ero arreso comunque. Questa manche è finita. In realtà non so a chi sia capitato il malus, perché da quello che ho visto la confusione l'ha comunque ricevuta il principe. Purtroppo io ho cercato miseramente di aiutarla, ma è riuscito comunque ad infliggere delle stoccate non indifferenti, soprattutto quando lei ha provato a parlare, perché ha rivolto contro di lei la sua stessa arma. È vero, c'era un delay. La passi che... Passi il complimento. Quindi, per quanto riguarda il mio giudizio, il duco porta a casa un egregissimo. Mentre per il principe un semplice. Ma perché? Beh, se posso dire la mia, la prego. Mi ero dimenticato che c'era anche il barone. Chiedo scusa. Complimenti per il semplice fatto che il mio duco è partito già avvantaggiato e pensavo vincesse questo semplice match. Ma poi il principe mi ha fatto scoprire un nuovo modo per ubriacarsi. La tecnologia che porta ad alcolizzarsi tramite delle cuffie, cosa da provare, quindi lei ha vinto. Ma lei deve valutare le offese. Quindi ho vinto? Certo che sì. Ma incredibile, barone. Ha acquisito addirittura il titolo lei di inventore. Bellissimo, grazie barone. Lei è il mio preferito tra tutti i gentleman. E quindi siamo giunti alla fine di questo video di offese da gentleman, perché così anche voi a casa che non siete gentleman potete imparare come dei gentiluomini sanno offendersi, ma con stile. Non prendete spunto né da me né dal Barolo, perché... E soprattutto, grazie ancora per essere stati con noi in questo video da gentleman. Trovate tutti i link agli altri video degli altri lord presenti qui in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video con classe, eleganza, savoir-faire e Jean-Claude Van Damme.